I parchi sono un tesoro naturale e culturale dell'Italia. Oltre a tutelare l'ambiente, i parchi creano nuovo lavoro e migliorano il benessere delle persone. In Italia, il 10,5% dell'intero territorio nazionale è tutelato da aree protette, 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette, 134 parchi naturali regionali e 365 riserve naturali regionali. Una realtà importante che merita maggiori risorse finanziarie e nuove idee per coniugare la conservazione della natura, compito primario dei parchi, con lo sviluppo sostenibile e il lavoro. Grazie a queste aree, noi abbiamo salvato dalla speculazione edilizia e dalla cementificazione una bella fetta del nostro territorio. Perché i parchi fanno questo, frenano il consumo del suolo. I parchi purificano l'aria che respiriamo, i parchi garantiscono anche la sopravvivenza di specie di animali che altrimenti non esisterebbero più, e poi ci consentono anche di valorizzare i borghi storici, i nostri borghi storici, stimolano l'agricoltura sana, stimolano anche un turismo consapevole. Tutto questo è legato ai parchi. Grazie ai parchi si arriva appunto a estendere una visione che va oltre i parchi stessi. Quindi nei parchi si vive meglio. La legge quadro 394 per le aree protette, approvata nel 1991, merita un aggiornamento che rilanci la missione dei parchi, un vero e proprio tesoro di bellezza, paesaggi, culture, natura, civiltà del nostro paese. Questi parchi, questi territori, sono fondamentali non solo per tutto quello che è stato detto per i cambiamenti climatici, eccetera, ma anche perché sono uno dei punti fondamentali per il turismo sostenibile in Italia. Contengono inestimabili beni culturali. E non voglio stare a ripetere, sto cercando di accorciare molto quello di cui volevo parlare, perché è già stato detto ampiamente e poi in 7 minuti andrei veramente fuori tema. Questa riforma in alcuni aspetti può anche ritenersi positiva, ma come ho detto in anticipo, bisogna stare molto attenti al vero principio, cioè alla tutela ambientale. Ed è proprio su alcuni aspetti su cui che noi non vogliamo discutere, ma non andremo contro a quei principi. E soprattutto riguardo alla governance. Perché? Perché la nuova riforma prevede una governance di nomina dei presidenti del consiglio direttivo ed anche del direttore del parco, in cui si ha una perdita di competenze specifiche di tutta la gerarchia e una forte impronta localistica che purtroppo, perché ormai lo abbiamo visto bene tutti come funziona in Italia, potrebbe condizionare negativamente la corretta gestione dei parchi. Quindi molte cose sono cambiate. Cos'è che adesso si chiede in più ai parchi? Al di là dei problemi di funzionamento, perché qui si dice il direttore, cioè il problema è che i parchi, per esempio, hanno dei grandi residui passivi, quindi c'è un problema di gestione, hanno una grande disomogeneità fra di loro. Noi abbiamo parchi, appunto, che hanno, lo dicevo prima, un direttore e 7 dipendenti, no? Altri invece che hanno una struttura completamente diversa. Ma secondo me il punto chiave che si chiede di più ai parchi, è stato detto variamente da molti, è di essere non la fortezza dei tartari, ma un pezzo di un'idea di futuro. Perché noi possiamo pure ragionare nella logica della fortezza dei tartari. Cioè, costruiamo un insieme che dovrebbe resistere a chissà che cosa, poi dopo muore di nebbia perché i tartari passano da un'altra parte e se ne importano poco. Noi quello di cui abbiamo bisogno, e ci tornerò alla fine, la vicenda terremoto, con cui tu giustamente Gianni hai aperto questo incontro, fa capire questo passaggio proprio nella opportunità che dobbiamo comunicare della scelta dei parchi. Noi abbiamo bisogno che i parchi siano percepiti innanzitutto da chi ci vive, poi dal sistema paese, come il prototipo di un'Italia possibile e non come un ridotto confinato dove mandare un po' di anime belle.